acted all alright. Had no need to fight tonight. E bentornati nel mio canale di quest'oggi. Siamo qua di nuovo nella rubrica Il mio mondo dello svap. Settimana scorsa feci il video del totem, raga. Guardate, ve lo faccio rivedere. Andate a vedere, signori miei, nel mio canale, che trovate il video di questa magnifica creatura stupenda. Oggi però, signori, andiamo su qualcosa di un po' più sempliciotto, perché oggi andremo a vedere tutti gli hardware, tutti i kit, tutti i liquidi che io userò quest'estate, affrontando il caldo, raga, perché sapete benissimo che d'estate l'esperienza svapo può essere molto complicata, difficile da gestire e soprattutto molto diversa dall'inverno, perché col caldo diciamo che le resistenze, le batterie durano meno, ci servono liquidi diversi. Ovviamente sto parlando per esperienza, ragazzi, non sto parlando come se davvero fossi un guru, io parlo secondo le mie esperienze, che ormai sarà questa qua è la mia seconda estate da svapo, mi sembra, sì, perché ho smesso a fine dell'estate del 2015, ho fatto il 2016 e il 2017. Il 2016 è stato un'estate un po' così per quanto riguarda lo svapo. Ho avuto un attimo di passi indietro, non fumando mai sigarette come vizio, perché non mi nascondo che in 2 anni e mezzo, ragazzi, ho fumato sigarette, ma non da dire cazzo che figata, oddio torno a fumare, no, lo facevo col pensiero di dire tanto è una, non mi interessa, però raga, questa cosa riguarda solo a me, mi raccomando, perché molti me l'hanno chiesto: ma Gabba, hai mai più fumato sigarette da quando hai smesso di fumare? Sì, ovvio, ogni tanto quando mi capita, magari sono in compagnia, dopo che mangio, magari bevo un po', mi viene da fumarmi una sigaretta, ecco, però non da fumarmene 2 di fila o di fumarmene più di una in una settimana, ecco. Quindi, signori, io passerei subito, come vedete dal titolo, al mio nuovo liquido. Il mio nuovo liquido è il di Level One, raga, lo trovate in descrizione sul sito della Puff. Sono rimasto molto molto colpito, raga, da questo liquido, perché mi piace veramente tanto, quello che cercavo. È un liquido fresco, frizzante, no, non è un modo di dire frizzante, è proprio frizzante, leggermente, non da dire oh cazzo questa è Coca-Cola, è proprio leggermente frizzante, e poi c'ha tutti i gusti tropicali freschi per passare al meglio l'estate. E una cosa che ho richiesto io, ovviamente, perché non posso fare un liquido troppo troppo cremoso d'estate, perché penso che sia, appunto, per quanto riguarda prima, meglio svapare liquidi freschi piuttosto che quei cremosi biscotti. Cioè, ragazzi, siete in spiaggia magari con 35 gradi all'ombra e vi mettete a svapare del biscotto. Cioè, secondo me, se vi mettete a svapare un po' di mento, qualcosa di fresco, ovviamente lo passerete meglio la vostra esperienza da svapo. Per quanto riguarda invece i kit, dopo passiamo ai liquidi, io ho, come sempre, la mia fedele, col mio TFV 8 Baby, la mia Wismac 2 terzi, che questa la porterò sia a Londra tra pochi giorni, sia a Los Angeles, sia magari quest'estate se dovessi andare al mare, che non ho ancora programmato una gita al mare, visto che c'ho ancora l'operazione addosso. Questa, ragazzi, è semplicissima, sono resistenze intercambiabili da 0,16 qua, quindi vado anche sui 100 watt tranquillamente. Ovviamente, ragazzi, se siete abituati a svapare su dei dripper, passare a queste qua, l'esperienza cambia da così a così. Cioè, io ve lo dico, il TFV 8 Baby fondamentalmente c'ha veramente un grandissimo aroma, però non, cioè, è difficile andare da questi qua a queste. Cioè, ragazzi, No, dovete sempre stare a drippare. Perché mi porto questo in giro, raga? Perché il drip è un po' una rottura di cazzo. Però ho notato che con l'ultima innovazione che hanno creato, esiste questo qua, che è praticamente, si chiama EZ Dripper, Easy Drip, che in pratica serve per la macchina più che altro, ma io lo uso molto anche fuori. In pratica, come funziona? Così si mette nel vostro chubby e si preme una volta. Adesso non so quanto sono carico, quindi premo una volta, e con il gun dovrebbe bastare 2 o 3 drippate, siete veramente carichi. Quindi dovrebbe essere 15 ml, 20 ml, sta roba qua, non lo so, forse 10, non ho idea, ragazzi, perché comunque è molto stretto. Però io l'ho trovato veramente un sistema innovativo per la comodità, ecco. Non è molto diverso da dare così e spingere con il drip, ecco. Però è anche molto più pulito come sistema. Qui dentro, raga, c'è il mio liquido, veramente buonissimo. Secondo me è un liquido che rende un pelino di più su un tank che su un dripper. Però
nel drip diciamo che ti godi bene le prime 3-4 svapate. Poi dopo un po' il sapore tende ad andare via. Però se svapate tipo 3-4 svapate, poi ci svapate qualcos'altro sopra, poi tornate a mettere questo, sentirete ancora di più il gusto. Ed è una cosa che a me fa impazzire, perché non stai sempre tutto il giorno a svapare lo stesso liquido. Ecco, questo è quello che voglio dire. È un liquido da provare. Vi dico già subito, ragazzi, che se l'ho acquistato, ovviamente devo spingere un po', raga, perché a livello social, se l'ho acquistato e mi taggate su Instagram, vi lascerò like e vi farò un commentino. Mi raccomando, signori, mi tocca dirlo, perché sennò arrivano i soliti moralisti. Se avete meno di 18 anni, non svapate, non fumate, ok? Mi raccomando. Un altro liquido che ho avuto modo di provare al Vape Italy, l'MH6 Little Bird. Ragazzi, questo è latte menta. Per chi piace latte menta, è veramente qualcosa di incredibile sto liquido. Mi piace davvero tantissimo. Sono già la seconda boccia svapata, praticamente. Davvero, ragazzi, cioè, io anche questo qua l'ho messo dentro all'Easy Drip, che lo porto in giro. È veramente favoloso, raga, favoloso. Tornando a noi, poi c'ho anche l'Orni Mango qua, che è squisito, però forse un po' troppo dolce, quindi dopo un po' vi stanca. Volevo ringraziare Francesco per avermi inviato questo liquido qua, che è un liquido, il French Dude, che in pratica è il toast con le uvette, no? Vi dire che schifo quella panna anche. Invece è veramente buonissimo, raga, il French Dude. E l'avevo fatto provare anche al Santone nel nostro video. È un liquido fondamentalmente che al mattino, se non avete latte menta, perché adesso svapo latte menta al mattino, è perfetto per farci 2-3 svapata all'inizio. Ovviamente non è molto estivo, contate che questo qua lo svapavo ad Amsterdam a gennaio, mi andava da Dio. Sì, ecco, questo lo preferirei svapare quando c'è un po' più di freddo. Però ragazzi, ve lo consiglio davvero tantissimo e ringrazio ancora il bomber Francesco che me l'ha inviato a casa, che è un ragazzo che conosco, mi ha aiutato a, quando mi erano entrati nei profili gli hacker, a recuperare il tutto e siamo rimasti in contatto e lo ringrazio davvero tantissimo. Come hardware, ovviamente, se vi fanno davvero tanto schifo tornare un passo indietro e andare sui tank, quindi TFV8, Wism, comunque qualcosa che dura tanto come batterie, quindi a 3 batterie, potete andare tranquillamente su questo set, ragazzi, che io lo consiglio davvero tutti, un meccanico, e la Wismac con il Gunda 24. E raga, davvero, credetemi, cioè io questa box qua ce l'ho in pratica da dicembre. Questa, di solito io cambiavo, ogni mese cambiavo, mi rompevo il cazzo. Questa, raga, rimane qua. Rimane qui perché il Gun è il mio atomizzatore preferito in assoluto. Sta bene ovunque. Potete metterci su qualsiasi tipologia di resistenza. È veramente fantastico, ragazzi. Quindi il Gun ve lo consiglierò sempre. Tutta la vita il Gun è qua e tutti gli altri dripper sono comunque non tanto sotto. Ci sono alcuni, come può essere magari il Kennedy, che è molto simile al dripper, anche se c'è l'aria che va da sotto, quindi c'ha tipo un altro aroma, però comunque è sempre il top del top, il Gun. Ragazzi, sopra c'ho latte menta, veramente buonissimo. Adesso questo dovrebbe essere il video del mio liquido, per l'amor di Dio, che sono due liquidi diversissimi, latte menta il mio, perché il mio c'ha guava, frutti tropicali, c'è un po' di mango, sono tante cose, però questo, ragazzi, mi piace veramente un casino. Poi, signori, chi vuole andare sul pesante, questo è veramente pesante, ragazzi, non tutti riescono a svaparlo, però a me piace tantissimo. Oltre che all'Eisenberg, che me ne sono fatti un litro, ma ne ho svapati solamente 200, che poi solamente, sono tanti. Io vi consiglio tantissimo questo liquido qua, che è mango albicocca malesiano, completamente balsamico, cioè veramente vi lascia una freschezza in bocca incredibile. Non so la marca, io lo prendo nel mio negozio qua a Modena, i Vape, però non so sinceramente questo dove possiate trovarlo online. Forse siete di Modena, andate dai Vape, raga, perché ce l'hanno solo loro, da quel che ho visto online, non riesco a trovarli, consigliarveli visto che non siete di Modena, e quindi non ho idea sinceramente, però è veramente pazzesco sto liquido. Poi avrei anche dell'altra roba. Ah, oltre che a munirvi di sigaretta e hardware e tutto, vi dovete munire per il TFV8 anche di queste resistenze, per l'amor di Dio, raga. Io, contate che per Los Angeles mi sono munito di 3 pacchi di resistenze da 06, 015 e 015, cioè, raga, io se dovessi andare a Los Angeles, infatti io a Los Angeles mi porto, visto che sono lontano, mi porto questa e le due che ho, le due Wismac che ho con il Gun, perché comunque non spero di non doverle utilizzare, però comunque non si sa mai, piuttosto che magari una sera mi prende, mi viene voglia di fumare, perché raga, non ve l'ho mai detto e lo dirò sempre e non era neanche necessario dirlo, queste cose qua vi creano una dipendenza diversa fondamentalmente da quello che è le sigarette, perché è una dipendenza che ad oggi, quindi non mi prendete per il culo, ragazzi, dicendo che fa male lo svapo, ad oggi lo svapo era consigliato anche da Veronesi, quello che è morto poco tempo fa,
fa, che era veramente un dottore della Madonna per quanto riguarda i tumori, e lo consigliava tantissimo la ricerca contro i tumori, lo consigliava tantissimo, ragazzi, lo svapo. Quindi non mi venite a dire lo svapo fa male come le sigarette, perché non mi prendete per il culo, prendete per il culo voi stessi e chi vi ascolta, perché c'è gente che vi dà retta. Ovvio che non può fare bene come non farlo, ok? Quello che vi ho sempre consigliato io è di iniziare a svapare se fumate tante sigarette, o se fumate anche poche sigarette, di provare lo svapo, che vi può creare dipendenza da avere i liquidi più buoni del mondo, avere le sigarette più buone del mondo, avere comunque sempre questa sensazione di togliere il vizio delle due dita e svapare e fumare, ma avere comunque sempre l'oggetto in mano e avere sempre comunque in qualsiasi luogo e modo l'occasione di svapare. Quindi questo è quello che io ho sempre detto riguardo il mondo dello svapo. Signori, io vi saluto e vi ringrazio. Mi raccomando, The Level One lo trovate in link in descrizione, sito della Puff. Taggatemi su Instagram che farò qualcosa, ok? Vi ho già detto che vi lascerò il mi piace se vi interessa. Non compratelo solo per quello, compratelo perché dovete svaparlo e sentirlo. Vi saluto e vi ringrazio, qui da Gabo di Squadra Tutto. Lasciate un mi piace, un commento. Ci vediamo in questi giorni con dei nuovi video. Bye, raga.